Terzo giorno di ricerche di Michele Gallo, il ragazzo di 25 anni di Sala Consilina che si è allontanato di casa nella notte tra mercoledì e giovedì. Noi siamo con la sorella, con Elena, che vuole fare un appello. Allora Elena, prima di tutto le ultime novità delle ricerche. Allora sì, Michele, non so se di preciso ieri mattina o ieri sera, pare sia stato visto a Policastro, quindi riteniamo che dalla montagna stia scendendo verso il mare. Il mio appello è per chiunque lo veda di fermarlo innanzitutto, anche magari con una scusa, e di avvisare subito le forze di polizia o noi, a quelli che sono i numeri noti. In tanti da queste parti frequentano quelle zone di mare, quindi invito tutti a condividere su Facebook o comunque sui gruppi WhatsApp la notizia. Il mio invito è rivolto a chiunque lo veda. Ricordo che è vestito con una maglietta scura, a maniche lunghe di colore blu scuro e un bermuda nero da sotto al ginocchio e delle scarpette da ginnastica blu e nere. E il mio invito è quello di fermarlo innanzitutto e di avvisare contemporaneamente tutte le forze di polizia o anche noi. E non sappiamo se Michele si stia dirigendo al mare, non sappiamo. Io a te Michele, se mi stai guardando, dico che ovunque tu voglia andare ci siamo noi qui ad accompagnarti e ad aspettarti sempre e comunque. E niente, noi stiamo ora andando lì, le ricerche continuano, invito tutte le forze di polizia ad attivarsi, perché uno dei problemi è che la competenza è della caserma di Sapri, ma in realtà ci sono tante altre caserme dove pare si stiano recando a fare delle segnalazioni. Mi dispiace che di queste segnalazioni noi non abbiamo notizia ufficiale da parte delle forze di polizia e ci auguriamo che da oggi le ricerche continuino in modo un attimino diverso e coordinate assolutamente meglio. Approfitto per ringraziare la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina che come non mai si sta attivando e ci avvicina in tutti i modi. Nella giornata di venerdì, impegnati nelle ricerche, sono stati tra gli altri volontari della Protezione Civile di Padula, che hanno utilizzato anche il drone in loro dotazione per verificare dall'alto eventuali tracce di Michele. Il giovane era stato visto giovedì mattina presso un'area di servizio nel territorio di Caselle in Pittari. Successivamente, sempre giovedì, altre segnalazioni erano arrivate da Sicilia e infine da Tortorella. Per questo motivo le ricerche nella giornata di ieri si sono concentrate soprattutto in quell'area, dove sarebbe stato individuato anche un piccolo bivacco che potrebbe confermare il passaggio di Michele. L'ultima segnalazione ritenuta attendibile, però, come confermato dalla sorella Elena, arriva da Policastro, motivo per il quale le ricerche, che vedono particolarmente impegnati i vigili del fuoco, si spostano nella giornata di oggi anche nel golfo di Policastro. Michele attraversa un periodo di particolare fragilità, di qui la preoccupazione dei familiari e l'appello a chiunque lo veda di fermarlo e segnalare la sua presenza ai carabinieri o ai numeri 342-9882-6774 o 3248-714229.